Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera. Con noi questa sera Girolamo Pipitone, che tutti conoscete perché è stato consigliere comunale e assessore al comune di Mazara del Vallo e consigliere provinciale e assessore alla provincia regionale di Trapani. Poi ha svolto altre incariche, ma noi non stiamo facendo qui l'elenco di tutti gli incarichi di Girolamo Pipitone perché lo abbiamo invitato per un'altra ragione. Girolamo Pipitone è la memoria storica della politica di questo territorio e quindi è la persona che più di ogni altro ci può raccontare un po' di cose. Siccome siamo in piena campagna elettorale e tutti si vantano di aver fatto determinate cose oppure si vantano di non essere loro i colpevoli di determinate altre cose, vediamo un attimino come possiamo chiarire tutti questi fatti. Allora, Girolamo Pipitone, buonasera. Buonasera. Ben ritrovato. Allora, intanto io, prima di entrare proprio nel merito vivo delle varie cose che sono state fatte o non fatte e che rappresentano degli oneri e delle incombenze per questo territorio, vorrei un attimino aprire la parola amica della politica. Allora, noi dovevamo avere 8 candidati al sindaco, sono diventati 7 perché Nicolo Asaro, da che doveva essere candidato al sindaco, è candidato al consiglio comunale perché ha trovato un accordo con Vito Torrente e quindi sta insieme a Vito Torrente, appoggia la campagna elettorale di Vito Torrente. Gli altri rimangono tutti in pista. E allora, che facciamo? Cerchiamo di parlare di ognuno di loro e vedere la loro storia politica? Non è corretto. Ma storia parlare, politica? Parlare di persone che non sono presenti. Ma la storia politica, non abbiamo chiesto... La storia politica, ognuno di noi ha una propria storia politica. Il candidato sindaco dovrebbe avere dei requisiti e ce li hanno secondo che me che non tutti hanno e per esempio perché, quali sono quelli che non gli dico chi non ce li ha, quali sono quelli che non hanno che invece dovrebbero avere i requisiti che dovrebbe avere un candidato non è quello di essere stato un politico, ma trattandosi di è la stessa parola, amministrative. Dovrebbe avere una capacità di amministrare la cosa pubblica, che non è una cosa semplice, è una cosa molto onerosa, molto impegnativa. E la città di Mazara in questi anni, adesso a partire dal 2004, non è stata per niente amministrata. Quindi sono 10 anni che non è amministrata. Che non è amministrata bene. La parte più grave riguarda i 5 anni dal 2004, dove sono state fatte milioni di opere pubbliche, alcune opere che non servono e che non dovevano neanche essere fatte, quindi ci doveva essere un controllo maggiore da parte del Consiglio nella scelta e nell'individuare le opere da fare. E quindi ci siamo trovati ora con milioni spesi per opere che il cittadino non usufruisce. Il giardino dell'Emiro,
una cattedrale nel deserto, sono state spese soldi. Altri, invece era necessario fare, che so, un altro sottopassaggio ferroviario nella zona di Macara. E quindi con un sottopassaggio da questo lato, un altro sottopassaggio, la ferrovia non diventava più un problema per i cittadini, perché chi si trova da questo lato passava andava a Lungomare San Vito, che si trovava quando, e quindi questo progetto che prevedeva il trasferimento della ferrovia di Giude, e negli ultimi 20 anni si è parlato di interrare, di fare di tutto e di più, non è necessario, basterebbe 1 milione di euro e fare un altro sottopassaggio e abbiamo risolto il problema. Questo è un argomento che noi come Centro Studi La Voce proporremo ai candidati sindaci. L'amministratore a Mazara si trova un po' a disagio, perché la struttura burocratica del comune non è sufficiente a gestire e a portare avanti i problemi. Quindi tutto viene fatto senza programmazione. Abbiamo un ufficio tecnico che è qualcosa di... non vi posso... Le opere pubbliche a Mazara si fanno e non vengono collaudate. Le strade sono piene di buche. Il sindaco dice: io non sono il sindaco delle buche. Sì, però l'ufficio dovrebbe vigilare e individuare la responsabilità di una buca. Una buca nasce o per una cattiva costruzione della strada, o perché è stato fatto un attraversamento di una strada, perché c'è stato fatto un allacciamento alla rete idrica, un allacciamento alla rete fognante, un allacciamento al metano. Il ripristino doveva essere fatto a perfetta regola d'arte, cosa che non è stato fatto, e quindi dopo qualche mese individuare le responsabilità. E quindi a monte chi dirige l'ufficio tecnico dovrebbe per ogni singola autorizzazione mettere un tecnico a vigilare sul ripristino dell'opera. Invece il comune di Mazara spende centinaia di migliaia di euro per le riparazioni, quando queste riparazioni dovrebbero essere a carico di chi ha effettivamente danneggiato la strada. A parte questo, che cosa succede con un cedimento di un attraversamento? Succede anche l'incidente stradale, che una persona a piede che cade, e quindi il risarcimento danno. Non si amministra in questa maniera, si amministra in maniera diversa. Quindi la buca non è soltanto una buca, ma significa tanto altro. La buca, a Mazara forse l'unico comune in Italia che viene questa gestione delle autorizzazioni all'allaccio, a questi attraversamenti, viene gestita direttamente dal privato. Ma se ci spostiamo e andiamo a 8 km da Mazara a Campobello, è il comune che fa l'allacciamento, che fa il ripristino, e quindi lo fa a regola d'arte, perché il comune ha fatto una gara di evidenza pubblica e il lavoro viene svolto da un'impresa che ha rapporti col comune. Quei caglioni la mattina fa quello che deve fare. I sindaci debbono in futuro, il prossimo sindaco avrà tenuto conto di questa grave crisi che attraversa il paese, Mazara in maniera particolare, avrà a che fare anche con quanti siamo portati a vigilare, perché non è possibile che sono state aumentate tutte le tasse. Non è possibile. Aspetta, che di questo ne parliamo dopo. Noi dobbiamo continuare a dire quali sono i requisiti che deve avere un candidato sindaco. Deve essere un bravo amministratore. Un bravo amministratore significa che deve seguire attentamente
e valutare personalmente, deve vigilare, deve a campione. Come quindi il sindaco Cristaldi è stato un bravo amministratore? Il sindaco Cristaldi ha fatto pochino, poteva fare molto di più, e si è impegnato. Però aspetti, poteva fare molto di più, tutti e sempre possiamo fare molto di più. Sì. In questo poteva fare molto di più, è una critica al perfettibile oppure ha fatto molto poco? Ha fatto pochino, perché si è distinto per l'intervento del centro storico, ma l'intervento del centro storico non è sufficiente a migliorare e valorizzare il centro storico. L'intervento fatto non è stato sufficiente? Non è sufficiente, perché lui ha fatto una operazione di, come fanno le donne che si truccano, di macellage, che cosa ha fatto? Ha messo queste cose, però non ha avuto la capacità di trasferire all'interno del centro storico abitazione, attività artigianali, rendere vivibile il centro storico. Non, ancora oggi, a distanza di tanti anni, non ci sono le telecamere che controllano. Si doveva creare un punto di vigili per una vigilanza più diretta del centro storico, questo non è stato fatto. Abbiamo solo assistito a una pulizia del centro storico, a una sistemazione delle pareti, però ancora oggi ci sono fabbricati pericolanti, fabbricati cadenti, state chiuse al transito. Quindi non è stato raggiunto. Il sindaco si sta preparando a fare un'inaugurazione ogni settimana, 10 giorni, proprio a ridosso della campagna elettorale. Tutte le inaugurazioni che non ha fatto prima. Perché che inaugurazioni sono queste? Non l'ho capito io che inaugurazioni. Bisogna partire intanto dalla provenienza dell'opera, come è stata fatta l'opera, a chi appartiene l'opera. E qua si parla di opere che sono state realizzate da altri enti e poi si intestano. Non è così il fatto. Nel Porto Canale, per esempio, mi dica le opere che il sindaco sta per inaugurare, che le ritiene non essere da attribuire al sindaco. Nel Porto Canale sono state fatte 2 interventi, 2 banchine, una da questo lato e una dall'altro lato. La banchina da questo lato non è stata fatta dal comune, è stata fatta dalla provincia regionale di Trapani. La sopraelevata è stata fatta dall'ANAS. Casualmente, come c'è il cristallo del sindaco, ci poteva essere un altro sindaco. Ho capito, ma ci sono anche delle ristrutturazioni. Poi ci sono delle opere, tipo l'impianto di depurazione. L'impianto di depurazione è qualcosa di vecchio che viene fuori e da un vecchio finanziamento, da un vecchio appalto. Sono state in questi 5 anni sono state realizzate le opere, ma non per questo non ci sono pure delle responsabilità di questa amministrazione. I lavori sono stati ultimati a settembre del 2011, siamo alla fine di marzo 2014, qualche giorno fa è stato fatto l'inaugurazione. E ricordo che è stato fatto l'inaugurazione, cioè praticamente dopo 2 anni. Dopo 2 anni, perché nessuno si è impegnato in maniera seria a risolvere il problema. Perché un privato che realizza un'opera e poi si ferma perché manca una volta la cabina elettrica, e che sta 2 anni a aspettare la cabina elettrica, deve trovare una soluzione. Tutte queste cose si dovevano studiare prima di arrivare al completamento dell'opera. Come ancora non si è fatta la gara per la gestione del depuratore? Il depuratore deve essere affidato alla gestione. Ancora oggi non si parla di questa gara, e per fare una gara passano mesi. Come si è parlato per anni di un canile comunale, non esiste ammazzare un canile. Ammazzare un canile non esiste, è stata fatta un'altra opera, un'altra cosa.
Senta, invece la tassa rifiuti, visto che Belice Ambiente dovrebbe chiudere, sì, e la gara Aro è stata fatta o no? No. Perché? La Belice Ambiente dovrebbe chiudere il prossimo mese, a fine del prossimo mese. Però la confusione che ha regnato negli anni, sia a livello regionale che a livello come assessorato regionale, come agenzie rifiuti, come organizzazione di Belice Ambiente, non sono riusciti a trovare una soluzione a questi problemi. Le leggi si sono succedute, circolare una dietro l'altro. Con la legge 9 del 2010 finalmente hanno trovato siamo al 2014, ancora non è attuale. Davano la possibilità ai comuni, quindi si modificava l'atto rifiuti, veniva trasformata in SRR e all'interno di questi SRR i comuni che avevano popolazione superiore a 15.000 abitanti potevano in proprio organizzarsi oppure riunirsi. Il comune di Mazara, che ha una popolazione di 50.000 abitanti, può fare un aro e quindi affidare in appalto questo servizio, cosa che ancora non ha fatto. Come ha fatto Marsala? Marsala fa parte sempre con appalto esterno, con la Imere, eccetera. Mazara non ha fatto, poteva farlo anche prima, ancora oggi non l'ha fatto. Questa, vero che ci sono notizie che il sindaco, l'amministrazione hanno fatto già questa determina di considerarsi aro, però gli adempimenti successivi finora non sono stati fatti e noi assistiamo a un aumento, a una gestione commissariale, a un aumento considerevole dei costi, che essendo un costo non controllato, un altro grande errore di tutti i sindaci che avevano l'obbligo, il dovere di controllare le spese, di controllare la gestione, di controllare l'attività. L'amministratore di questa società d'ambito doveva, non aveva neanche il potere di spostare una virgola, doveva chiedere il permesso ai sindaci, perché i sindaci è una gestione in house, i sindaci avevano affidato questo servizio della raccolta e trasporto rifiuti senza nessuna gara. Noi ci siamo trovati a Mazara fino all'anno scorso, penso con una spesa intorno a 8 milioni di euro, una cifra paurosa. Perché all'anno? Perché questa cifra così alta? Perché ci sono dei costi eccessivi nella manutenzione dei mezzi, del personale amministrativo, che nessuno dei sindaci si è preoccupato come risolvere, come ridimensionare. Ritornando all'Aro, dando la gara all'esterno con evidenza pubblica, salvaguarda, la legge ha previsto pure di salvaguardare l'occupazione, ma l'occupazione degli operatori ecologici, quindi tutti quelli che sono per strada sui mezzi, questi continueranno a lavorare alle dipendenze della ditta che si andrà ad appaltare questo lavoro. E solo in questa maniera possiamo ottenere un costo della tassa che i cittadini debbono pagare equa, perché finora nessun sindaco di nessun comune appartenente alla Belice Ambiente, socio della Belice Ambiente, si è occupato della gestione. Ci deve essere un motivo. Senta, io ho chiesto spesso ai consiglieri, insomma, fare il consigliere è un guadagno e quindi come tale per questo spesso non si sfiducia il sindaco. Loro mi dicono che prendono quattro briciole. Non è vero. Quattro briciole. Non è vero. Me le dice lei invece queste quattro briciole a quanto ammontano? Me ne sono occupato qualche giorno fa in maniera ufficiale.
Beh, ho fatto richiesta nella qualità di presidente del Centro Studi La Voce di visionare intanto i verbali per rendermi conto di tutte queste riunioni ogni giorno per vedere che cosa fanno. E poi mi sono anche occupato di verificare quanto ogni mese un consigliere. Allora, ritornando all'attività delle commissioni, ho avuto, ma non era una, me l'aspettavo, era nel normale, le commissioni che durano poco meno di mezz'ora, ma che producono niente, perché poi davanti agli occhi di tutti che non hanno mai prodotto niente. E una commissione in un mese, tutti i consiglieri in un mese costano 40.720, circa, più di 40.000 euro, più i rimborsi per i consiglieri che sono dipendenti delle ditte dove vanno a lavorare, qualcuno anche dipendente da qualche familiare. Quindi abbiamo un costo annuo di 600.000 euro i consiglieri. Il presidente Marino incassa ogni anno 37.756 euro, la giunta 248.490 euro, per un totale di 886.246 euro in un anno. Questo è, ritengo, un primato per la città di Mazara nei confronti dei 24 comuni della provincia, perché negli altri comuni non c'è un gettone di presenza di 92,60 euro come a Mazara. Il comune capoluogo Trapani, il gettone di presenza è appena di 60 euro. È sempre tanto, però io dico 32 euro in meno. Ma è la città capitale, sì. Capoluogo di provincia. Poi altre città vicine a noi, Alcamo, Gibellina, nel tempo si sono ridotte, la giunta hanno rinunziato pure per investire soldi in attività sociale, non si sono, quindi se non si può più continuare, perché questi sono soldi che pagano i cittadini attraverso le tasse che il cittadino paga, attraverso l'addizionale IRPEF che il cittadino paga al comune. Quindi questi costi debbono essere ridotti necessariamente alla metà. Io ricordo, sono stato consigliere, ma le commissioni si riunivano perché eravamo chiamate a dare un parere. Qua le commissioni intanto raramente avranno dato qualche parere, una delibera che deve andare in consiglio e quindi è necessario il parere, ma si sono riunite per motivi irrisolti, si sono riuniti solo perché solo perché dovevano riunirsi, perché dovevano arrivare a 17 presenze di commissione, perché dovevano arrivare al massimo consentito che è il 30% dell'indennità del sindaco, eccetera eccetera. Ma non è questo il modo di fare politica. È giusto, è legittimo tutto questo, ma è immorale che in una situazione di crisi drammatica che attraversa un paese, ora ci troviamo 500 candidati perché sanno che c'è uno stipendio di andare. Allora, e capisco, perché sanno che c'è uno stipendio che possono prendere in maniera anche lavorando poco, perché insomma chi invece va a lavorare deve veramente faticare. Senta, poi le volevo chiedere, ma tutte le sedi degli uffici pubblici distaccati che sono state tolte, perché sono state tolte? Ma le a Mazara sono state tolte tutti gli uffici a partire... Ed erano uffici molto utili alla città, ai cittadini. Io ricordo che in piazza Municipio c'era un ufficio distaccato della Camera di Commercio, oggi bisogna andare a Trapani.
e in piazza Municipio c'era l'ufficio distaccato dell'ufficio delle entrate. Se uno doveva registrare un contratto d'affitto andava là, lo registrava. Ora bisogna andare a Marsala. E poi sono stati la motivazione del poi è stato chiuso per motivi che vanno al di sopra delle nostre competenze, che la sezione staccata del Tribunale di Marsala e di Via Toniolo. Poi è stato chiuso, prima ancora è stata chiusa la sedetta che si trovava via Castelvetrano. Ora a giorni chiude l'ufficio del giudice di pace. Io ritengo che per il tribunale, la sezione staccata del tribunale di Via Toniolo, c'era ben poco da fare, ma per tutte le altre era discutibile la cosa, nel senso si poteva, intervenendo, si poteva evitare di fare scomparire l'ufficio del giudice di pace di Mazara, che sarà trasferito, assorbito a Marsala, e quindi un via vai di Mazara, di avvocati, di cittadini che hanno cause pendenti. Che sì, avranno... infatti c'è anche una diatriba a Marsala tra gli avvocati e coloro che stanno negli uffici, lo stesso vale per l'ufficio, l'ufficio distaccato del territorio, che costava qualcosa, ma niente al comune, come la Camera di Commercio in sé, in locali di proprietà comunale. L'ufficio distaccato delle entrate è andato via perché c'era un pericolo nella struttura, ma che ci voleva rimetterla? Può trovare un'altra sede, che il comune è proprietario di tanti immobili anche non utilizzati, mentre abbiamo locale in affitto. Questo è un altro problema serio, perché se dobbiamo ridurre i costi di gestione dobbiamo abolire tutti i contratti di affitto. Abbiamo via Castelvetrano un ufficio di collocamento, ma se li abbiamo già disponibili e pronti all'uso i locali che sono stati lasciati dell'ufficio del tribunale di via Tognola, perché non si trasferisce all'altro lato e risparmiamo 100.000 euro all'anno solo per questo? Perché non si fa? Perché nessuno forse ci pensa, non lo so. Scusi, se il sindaco non deve pensare alle buche, non deve pensare a risparmiare negli uffici, non deve pensare a risparmiare con i consulenti, non deve pensare a tutto questo, che pensa? Pensa a volere valorizzare la città sotto l'aspetto turistico. Ma io voglio dire, va bene valorizzare la città, ma la valorizzi di più nel momento in cui tu i soldi che sprechi inutilmente li prendi, metà li conservi e metà li utilizzi per fare questo. Cittadini, io quando faccio la dichiarazione del reddito vedo che l'addizionale IRPEF che mi è stata raddoppiata da questo sindaco mi fa venire la pelle d'oca. Non ha senso, perché prima di aumentare le tasse si dovrebbero tagliare gli sprechi. Non è possibile. Ho capito, ma Cristaldi perché non ha tagliato gli sprechi? Forse non ci ha pensato. Cristaldi non ci ha pensato. Non ci ha pensato, ma ci è sfuggito che poteva tagliare gli sprechi. Ma scusi, Cristaldi non è un oppure non qualunque ha, per no, cui no, non ha pensato, non ha pensato, pensa alla grande per cose molto più grosse. Mi scusi. Se le cose grosse non sono state realizzate e le cose piccole non sono state sistemate, cos'è che pensa? Pensa a grandi interventi e di far arrivare questi incontri con la Tunisia, con la Polonia. Gli incontri sono una cosa diversa dall'amministrare il territorio. Però lo tengono impegnato per programmare queste cose. Ma mica lo deve per forza solo lui. La macchina del comune è fatta di determinati soggetti. Tutti questi soggetti che fanno? Che poi prendono anche bei soldini, ci sono alcuni. Sì, sì. Ce ne sono che ne prendono anche tanti, anche eccessivi. E quindi? E poi c'è anche un utilizzo improprio, voglio dire, questa della posizione organizzativa. Una posizione organizzativa costa alle casse comunali intorno a 10.000 euro,
e ci sono dipendenti comunali che hanno, oltre lo stipendio che è onnicomprensivo, hanno anche una posizione organizzativa di 10.000-11.000 euro all'anno superflua. E che ce l'hanno a fare? Non si può togliere? Ma non ci poteva neanche dare, perché non ha senso. Ho capito, ma dal momento che gli è stata data ora gli va tolta. Ma ormai è finita questa, chi verrà dopo vediamo. Ma diciamo sempre chi verrà dopo farà, chi verrà dopo dirà, qualche cosa che rimangono sempre uguali. Senta, una cosa le volevo chiedere, Renzi ora si vanta che se passa la sua proposta le province verranno azzerate, speriamo, e che quindi di conseguenza 3.500 amministratori saranno a casa. Esatto. Ma quanti ne rientreranno scelti dal comune, cioè dai sindaci, senza essere stati nemmeno eletti? C'è anche un detto: c'è qualcosa che in Sicilia non funziona perché non è stata recepita una legge nazionale di riduzione ulteriore del numero dei consiglieri, del numero dei componenti della giunta. Il ricorso a consulenti pagati, a esperti pagati, c'ha un tetto, però anche che a Mazara già è colmo. In altri comuni no, ma penso che una parte di questi politici che erano fino a qualche giorno fa consiglieri provinciali ora si candideranno per diventare consiglieri comunali, e chi non si candida per consigliere comunale cerca di farsi nominare in giunta, di trovare un'occupazione. Ma quindi manteremo sempre gli stessi? No. A monte sempre un vantaggio, la provincia scompare. No, intendo dire, candidarsi sempre gli stessi, vogliono riciclarsi sempre gli stessi. Però a discapito di quelli che c'erano qua. Se il consiglio comunale è composto da 30 consiglieri, sempre 30. Sì, questo. Se la giunta è di 6, sempre 6 sono i componenti. Solo che prima i concorrenti erano 300, ora i concorrenti sono di più. Come concorrente per la giunta sono del più eccetera. Ho capito. Quindi il risparmio in ogni caso ce l'avremmo. Il risparmio l'abbiamo per tanti motivi. Risparmio perché non ci sarà più un collegio sindacale, non ci sarà un aggiunto, un presidente, non ci saranno più revisori dei e certamente non c'è più il costo della politica. Quindi viene meno solo il costo della politica. Ma i dipendenti? I dipendenti, nessuno perde il posto. Perché purtroppo. Ora che cosa succede? Intanto alla provincia precari ce ne sono pochine, tranne quelle delle società partecipate. I dipendenti della provincia nella stragrande maggioranza si trovano a quel posto attraverso un pubblico concorso, cosa che non è avvenuto nel tempo al comune di Mazara. Al comune di Mazara, dipendenti che si trovano là dentro attraverso un pubblico concorso si possono contare sulla punta delle dita. Allora, sento un'altra cosa: Cristaldi in questo momento è a Roma, così come a Roma anche Scilla. La lotta è per il simbolo. Chi la spunta secondo lei? Ma io penso che Cristaldi se n'era uscito dal PDL perché non accettava questa forma di gestione che lui diceva una gestione non democratica. E poi convivere con Torino D'Alì ha avuto sempre scontri, quindi era e ha sbattuto la porta, se n'è uscito, che ora voglia rientrare. Ma Tonino D'Alì è passato nel nuovo centrodestra, e quindi ora, mentre il Saldi ma sta, che lui ora voglia rientrare dentro il partito dopo quelle polemiche, mi pare che sia una cosa. Ma intanto ci vuole rientrare lui è, io dalle notizie, è un dato oggettivo che dalle ci notizie, dalle notizie che ho, che lui è sostenuto da Mattioli. Invece
dalla parte di Tony Schill ci sono molti personaggi, anche compreso Gibbino, che è il responsabile in Sicilia, compreso tanti Iacolino, Micci, che ha un bel gruppo che sostiene questa candidatura. Quindi che, secondo lei, chi ce la farà? Io penso che Tony Schill. Lei convinto che ce la faccia Tony Schill? Non ce la può fare Cristalli? Penso di no. Perché intanto Tony Schill potrebbe contribuire a un'organizzazione, a un'organizzazione capillare in tutta la provincia, potrebbe dare un contributo notevole al partito di Forza Italia che nasce. Eppure si vocifera che è più facile che riesca ad avercelo. Ma qualche ora si sa. Quindi. Sì, lo so, però voglio dire, questa sua valutazione è soggettiva, personale, o è una valutazione molto sottile, molto perspicace? Io ho seguito un po' queste vicende, ho parlato pure con parlamentari così che conosco. Qualcuno fino a qualche giorno fa mi diceva che sicuramente la sponderà Cristaldi, ma altri sostengono il contrario. Con argomentazioni anche valide sostengono e sono impegnati oggi a Roma. Io sapevo della e allora gliel'ho fatto dire, visto che lei cerca sempre di sviare. Senta un attimo, mi dica un attimo una cosa importante: l'accusa che fa Roberto Frazetta, dottore Frazetta, rispetto al contratto stilato 30 anni fa con l'allora Siciliana Gas, che poi non avrebbe potuto cedere, non è Siciliana Gas, è con l'ENI. No, allora, era con la Siciliana Gas, e adesso Siciliana è con la Gas, la rete in città, poi c'è l'altro contratto. Dice che questa cosa, insomma, è molto grave e che andrebbe, potrebbe portare dei soldi molto significativi. Ma questi non ci sono lei, dubbi. Lei che si ha una memoria storica anche su questo. Già qualche anno addietro, con l'ex vice sindaco Giovanni Quinci, avevamo letto il contratto. E da questo contratto si evinceva che addirittura il comune può diventare proprietario dell'impianto, e quindi basterebbe chiedere. Allora questa novità, hanno regalato alla città un capannone delle opere d'arte, eccetera. C'erano degli impegni che ogni anno dovevano contribuire, che si dovevano impegnare a fare progetti di ripascimento della spiaggia, perché quel danno che non hanno fatto, eccetera. E basterebbe imporre un centesimo a metro cubo di metano che passa, perché di qua va a finire nella pianura padana, che Mazzara sarebbe ricchissima, ricca. Quindi Roberto Frazetta ha ragione nel sostenere. Ma tutti abbiamo ragione. No, non sostiene soltanto lui. Dei candidati a sindaco è l'unico che ne parla, ed è l'unico che vorrebbe affrontare questo tipo di tema. Ora, lei, che ripete la memoria storica e che conosce effettivamente i fatti, ne riconosce la validità non ci sono dubbi. Noi oggi, allora, siamo stati trattati male come ragazzini. Ci hanno dato un contentino e abbiamo realizzato. Vuol dire che qualcuno o era in malafede si è svenduto per qualche altra cosa, come l'Italia per esempio ha fatto con la Fiat, che ha svenduto l'agricoltura, lo diciamo perché l'ha fatto da sempre e noi siamo arrabbiatissimi su questa cosa. E poi praticamente che è successo? Insomma, Mazzara ha svenduto molte cose. Io non ero al comune, ero già in provincia. E allora sono stati presi da questo grande cantiere che si apriva, da questa occupazione che si dava ai mazzaresi di andare là a lavorare, eccetera. Appariva talmente maestosa e gratificante che hanno trascurato perché gli aspetti di intorno. Si poteva chiedere anche una riduzione del prezzo per i mazzaresi del metano.
Ovunque costa X, si poteva dire, no, ma si poteva anche dire allora, deve costare X meno Y. Oppure si poteva dire addirittura, visto che non vi facciamo pagare questo, quell'altro, quell'altro, quella, visto che siamo noi che abbiamo questa bomba sotto il territorio, visto è, noi non paghiamo. No, no, no. Oppure paghiamo. Se paghiamo, no, non pagare poi diventa un abuso. E possiamo dire che noi paghiamo, allora, paghi siamo noi, però tu ogni anno paghiamo, ci deve ritornare una royalty, come si sta facendo? Quindi io dico questo, o non paghiamo noi o pagate voi a noi, due sono le cose, restate alla fine della fine. Un ritorno per, le, alla fine per il rischio che c'è la città bisognava. Va bene, allora abbiamo capito quanto è importante questo argomento, cittadini non lo sottovalutate perché è un argomento molto serio. Noi ringraziamo Girolamo Piedone, che è stato con noi, spero che ritornerà a raccontarci qualche altra cosa più così dice, significativa rispetto a quello che sta accadendo in città per la campagna elettorale, quello che è stato fatto e quello che andrebbe fatto, e poi lo risentiremo dopo che vedremo a chi andrà questo benedetto simbolo di Forza Italia, perché potrebbe cambiare anche la svolta della stessa Forza Italia, come anche della città, a seconda se lo prende Cristaldi o se lo prende Don Iscilla. E noi siamo qua, aspettiamo e vediamo. Grazie Dante per essere stato con noi e a voi tutti per l'ascolto. Grazie. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne abusano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?